sono serviti oltre 20 sacchi neri per contenere tutti i resti ritrovati una settimana fa negli ossari del cimitero teutonico. È su queste migliaia di ossa che oggi è cominciata l'analisi morfologica che potrebbe aiutare a far luce sul caso Orlandi. Siamo al Collegio Teutonico, in Vaticano. Sono le 9:30 del mattino quando il professor Giovanni Arcudi e il suo staff cominciano a lavorare. Al loro fianco c'è il personale della fabbrica di San Pietro e del centro operativo di sicurezza della Gendarmeria Vaticana. Presenti anche il legale e il perito nominati dalla famiglia Orlandi. Si cerca di capire a chi appartengano questi frammenti ossei, se alla principessa Sophie von der Lohe, morta nel 1836, o alla principessa Carlotta Federica di Mecklenburgo, deceduta 4 anni dopo, le cui tombe sono state aperte in seguito ad una segnalazione anonima e trovate vuote lo scorso 11 luglio. Oppure ad Emanuela Orlandi, la 15enne cittadina vaticana scomparsa il 22 giugno del 1983 e di cui non si hanno notizie da 36 anni. L'analisi sarà effettuata secondo i protocolli riconosciuti a livello internazionale, fa sapere la sala stampa vaticana, identificando in particolare gli elementi nella struttura ossea utili a diagnosticare la datazione dei reperti. Alla fine della giornata solo 6 sacchi sono stati esaminati. Si tratta di analisi lunghe e complesse che proseguiranno anche domani, per fugare ogni dubbio e per confermare anche la volontà della Santa Sede di offrire, come mai prima, la massima collaborazione a risolvere questo mistero.